Buonasera a te e a tutti gli amici Visione all'ascolto. Allora, intanto per quanto riguarda l'operazione, la maxi operazione col Monza è stata definita in tutti i dettagli, sarà però chiusa lunedì prossimo, quinquennale per Alessandro Sorrentino, che dunque viene ceduto a titolo definitivo al club brianzolo, visite mediche per lunedì e poi la firma appunto sul contratto quinquennale al Delfino con la stessa formula. Lo ricordiamo ancora una volta, il portiere Daniele Sobariva, classe 1997, il ventenne centrocampista Luca Lombardi di ex Teramo, lo scorso anno 28 presenze nella Vis Pesaro, il mediano greco Antonis Siatunis, classe 2002, non ha ancora sciolto per così dire le riserve, bisognerà aspettare, comunque arriverebbe in prestito secco. L'intera operazione, ripetiamo, col Monza verrà ratificata lunedì prossimo a Milano. Da questa mattina dell'Icarri tanti appuntamenti, agenda fitta, incontrato il Sassuolo per il prestito secco del terzino destro Matteo Saccani, ex Vis Pesaro, in addirittura d'arrivo anche la trattativa col Cittadella per l'attaccante Luigi Cupone, classe 1997, 25 anni ancora da compiere, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi, lo ricordiamo ancora una volta, di una delle seguenti condizioni: 15 gol della punta ex casertana e Potenza nel prossimo campionato di Serie C, oppure promozione del Pescara in Serie B. Non conosciamo ancora l'esito di queste trattative, Paolo, perché il telefono è rigorosamente spento e naturalmente ci riferiamo al cellulare di Daniele Dell'Icarri. Poi Dell'Icarri oggi ha incontrato anche, questo lo sappiamo per certo, Alessandro Fogacci, che è l'agente del terzino destro Davide Ghislandi, classe 2001, si è messo in evidenza quest'anno nella Turris nel girone C del campionato di Serie C, 26 presenze di proprietà dell'Atalanta. C'è già l'accordo per il prestito secco con il club Orobico. C'è stato altresì un vertice con Enzo Raiola, che è l'agente di Davide Merola, forgiato da Zeman lo scorso anno a Foggia, il 22enne esterno mancino, 11 gol lo scorso campionato e di proprietà dell'Empoli, ma deve prima rinnovare con il club toscano. Insomma, Dell'Icarri ci proverà. A Salvatore Pezzella, come abbiamo già ricordato in questi giorni, sarebbe interessato un club di Serie B, però il Pescara ha incassato il sì sia della Roma, che proprietaria del cartellino, che del suo procuratore, vale a dire Patrick Bastianelli. Si saprà qualcosa non prima della giornata di domani. Ore decisive anche per Simone Della Latta, la 29enne mezzala in uscita dal Padova, temporeggia malgrado l'accordo sull'ingaggio tra il Delfino e l'ex biancazzurro Luca Puccinelli, che ha giocato nel Pescara nella stagione 2001-2002, che cura gli interessi del giocatore. Però attenzione, Paolo, perché per lo stesso ruolo, insomma, non sta con le mani in mano Dell'Icarri, ha incontrato il DS biancazzurro proprio oggi l'agente Carpeggiani, che è procuratore di Davide Mazzocco, classe 96, ex Padova, di proprietà del Cittadella. Mazzocco vuole lasciare il club veneto. Scambio di documenti con Lentella per Lescano, percorso inverso invece per Clemenza, come abbiamo già detto, con dovizia di particolari in questi giorni. Nessuna possibilità invece per il 33enne trequartista Pasquale Maiorino, che ha ancora un anno di contratto con la Virtus Francavilla, espressamente richiesto, c'è da dire, Paolo, dal tecnico Alberto Colombo, che l'ha allenato due stagioni or sono proprio nella Virtus Francavilla. C'è un problema, no, di offerta e domanda, perché il procuratore del giocatore Tateo chiede 2 anni di contratto. La risposta del Pescara è stata la seguente: 1 anno con opzione. Sul 21enne portiere ex Taranto di proprietà dell'Empoli, Niccolò Chiorra, che è stato già bloccato da tempo, deciderà Colombo, però probabilmente saranno fatte altre valutazioni. E poi ancora, dalla Juve arriverà il terzino sinistro, classe 2000, Davide De Marino, che è cresciuto calcisticamente nella Pro Vercelli, anche esordito in Serie B 4 anni fa, campionato 2017-2018, ha avuto anche un problema piuttosto serio al ginocchio aprile 2021, quando giocava nella Juve Under 23, si è completamente ristabilito. Nell'ultima parte dello scorso campionato è andato in prestito al Pisa in Serie B senza collezionare neanche un minuto, ha giocato soltanto una partita nella formazione primavera. Infine, in uscita, Di Grazia e Belloni sono nel mirino del Potenza. Ti do anche questa notizia perché è ufficiale: la prima amichevole del Pescara sarà giocata appunto dai biancazzurri a Rivisondoli sabato 23 luglio, l'orario ancora da definire, contro il Padova del neotecnico Bruno Cameo. A te.